Poi noi prendiamo tutte queste notizie per analizzare anche i mercati, ma non solo i mercati a livello finanziario, proprio anche ciò che potrà accadere nell'economia. Mi riaggancio anche a quello che ha detto Paolo Gentiloni. Ok, abbiamo da una parte previsioni che parlano di ripresa, di crescita, ma dobbiamo tenere conto di quello che sta succedendo e sono tante le cose che stanno succedendo che vanno proprio a incidere sulle nostre tasche, quindi automaticamente sui consumi e automaticamente sulla ripresa effettiva dell'economia del paese. Io saluto subito Marco Girardo, capo redattore economia di Avvenire. Marco, ben trovato, grazie per essere con noi. Ben Buongiorno, anzitutto, bentrovati, grazie dell'invito. trovato Marco. Insomma, hai un compito gravoso con me oggi in apertura di live del pomeriggio, perché non solo nella giornata di oggi, ma insomma si sono un po' fatte più pesanti le notizie che ci stanno accompagnando in questo periodo e che hanno delle conseguenze ormai abbastanza dirette anche su quella che è l'economia, anche se poi insomma bisogna ricordare che gli effetti effettivi, uso questo gioco di faccio questo gioco di parole, si vedranno solo tra un po', non a caso. E poi ti do la parola, magari partiamo da qui. La Commissione europea continua a confermare le previsioni di crescita, però bisogna tener conto anche di quello che sta succedendo e probabilmente i conti arriveranno tra un po'. Allora, dico bene o la vedi diversamente? Guarda, mi riaggancio a quanto dicevi nella presentazione anticipato il lancio dei servizi che poi erano effettivamente tutti collegati fra di loro, cioè in questo momento assistiamo a una fase, a differenza di qualche tempo fa, in cui ci rendiamo conto di una connessione fortissima tra le variabili geopolitiche che sono in campo, con al centro la crisi che vede l'Ucraina, insomma, come epicentro appunto di questo momento, gli effetti sulla geopolitica, energetici, sui temi della crescita e poi di anche sui mercati finanziari. Cioè, la prima considerazione che vorrei fare è che in questo momento forse ci stiamo portando verso quello che è la vera connessione tematiche legate agli investimenti e le tematiche legate all'economia reale. Se fino a qualche settimana la concentrazione era massima anche nelle sale operative, gli analisti, gli investitori sulle mosse future delle banche centrali, questi giorni, in queste settimane è passato un po' sottopiano, comunque rimane lì, ovviamente dentro alla cassetta degli attrezzi di chi si occupa di temi di investimento, ma tuttavia prevale la variabile economia reale portata sulla scena proprio dalla crisi in atto e in corso. E mi rifaccio proprio al dato che si citava nel servizio che richiamavi prima dell'inflazione di oggi, Ecco Marco, ti fermo hanno solo un istante, confermato ti fermo solo nella un istante, seconda. Marco, scusami, perché siccome ti sentiamo un po' male e volevo proprio farti una domanda sull'inflazione, proviamo a richiamarti, e poi ripartiamo da qui, dal dato sull'inflazione, perché è il dato della giornata che sta facendo un po', insomma, riflettere proprio su quello che dicevamo. Adesso ci ricolleghiamo con Marco Girardo. Appunto, dicevamo un dato dell'inflazione che batte un po' tutti i risultati degli ultimi 26 anni, dal 1996 non si vedeva questa percentuale. Su base annua, insomma, l'inflazione tendenziale 4,8% appunto su base annua, partivamo da un più 3,9%. Ricordiamoci che a livello di inflazione, di percentuale che viene, diciamo così, tollerata dalle banche centrali è il 2%, quindi ci discostiamo molto ed è una inflazione molto alta. Questo poi va a incidere sui prezzi per Coldiretti, per esempio, con il rincaro dei costi energetici che si trasferisce sui costi di produzione, si paga per esempio anche più gli imballaggi che il prodotto, quindi rischiamo anche di pagare di più un prodotto per averne meno. Questo è un po' il fenomeno della shrinkflation, ne avevamo parlato. Quindi non esiste solo l'inflazione, dobbiamo stare attenti a tutto ciò che potrebbe succedere. Per questo bisogna controllare i prezzi. Allora, Marco Girardo, vediamo se riusciamo a sentirti un po' meglio. Stavo dando dei dettagli ulteriori sul tema dell'inflazione. Riagganciati pure, dicevi, il dato dell'inflazione è 4,8 su base annua e dobbiamo tornare al 1996 per avere un'inflazione così alta. Ma quello che più conta è il peso delle varie componenti adesso questo 4,8%, perché guardare bene dentro sono i beni energetici che pesano per il 94,6% che determina questo aumento annuo del 4,8% è dato dai beni energetici. La cosiddetta inflazione di fondo, insomma quella depurata dalla componente energia, si attesterebbe invece, e spero mi intorno all'1,5%. Questo fa capire appunto quanto sia collegata la situazione attuale con quanto sta accadendo
con l'escalation delle tensioni. Il dato interessante di oggi è che l'elemento centrale della cosiddetta possibile del possibile combinare le sanzioni a Mosca del Nord Stream 2, che è il gasdotto che dovrebbe portare direttamente dalla Russia e vendere all'Europa, da cui ovviamente dipendenti dal gas russo, all'Europa il gas russo, è l'elemento cruciale, la cosiddetta arma diplomatica in più, in qualche modo sul tavolo l'Europa insieme agli Stati Uniti. Non so se mi sentite bene. Allora, ogni tanto vai via purtroppo. Allora, ti chiedo un ultimo favore, Marco, perché poi così affrontiamo gli altri temi. Se riesci a rispondere al telefono, facciamo un mix di audio e ti sentiamo meglio. Riproviamo, poi se no parliamo così. Perfetto, tra poco risentiremo ancora appunto Marco Girardo. Esatto, stavamo parlando, vedete, tutto è collegato. Insomma, peraltro insomma, vi invito a scriverci anche su questi temi. Poi naturalmente nelle altre parti di diretta andremo a vedere proprio anche cosa sta accadendo a livello di contrattazioni sui singoli titoli, i comparti naturalmente al centro dell'attenzione, come sappiamo c'è il petrolio, lo analizzeremo, entreremo più nel dettaglio e di conseguenza tutti gli altri titoli che sono ricollegati direttamente al petrolio, ma in generale degli energetici. E peraltro si stava parlando proprio delle sanzioni, la crisi dell'Ucraina, quindi la crisi tra Russia e Ucraina pone rischi anche per banche e di conseguenza anche crescita economica, perché le sanzioni potrebbero pesare proprio su alcune banche, il rischio arriva proprio da lì. Allora, vediamo, Marco Girardi, di solito la terza, non c'è due senza tre, quindi la terza volta dovrebbe essere quella definitiva, vediamo se ti sentiamo un po' meglio. Adesso sono collegato con il telefono, oh, mi sentite sì, meglio? Sì, un po' meglio, perfetto. Dicevo appunto che stavo ribadendo il concetto che è tutto collegato, quindi è una situazione che sicuramente pesa ancora di più. Tu parlavi anche delle sanzioni, giustamente, che potrebbero porre anche dei rischi per le banche, quindi di conseguenza la crisi economica, no? Ecco, anche questo aspetto bisogna considerare, Marco, in quelle che sono le trattative diplomatiche che sono ancora in corso. Sì, sono trattative peraltro che sono asimmetriche all'interno dell'Europa, perché ci sono paesi in questo momento, lasciamo perdere gli Stati Uniti, ma fra i paesi europei che sono maggiormente dipendenti dal gas russo, fra questi c'è l'Italia, l'Europa in media è dipendente al 40%, noi lo siamo addirittura di più, e altri paesi che invece possono contare su una sostenibilità interna data dalla loro produzione, penso ad esempio alla Francia. Da qui si spiegano anche i timori fino a qualche giorno fa anche del nostro Presidente del Consiglio, di Mario Draghi, nel cercare di non mettere come piatto forte delle possibili sanzioni proprio quelle mirate sui beni energetici, in particolare in questo caso sul gas russo. Oggi c'è stato, si accennava prima anche all'intervento di Draghi, una riconsiderazione supportata anche dal ministro degli esteri Di Maio sulla possibilità di partecipare in maniera decisa e convinta insieme agli altri partner europei al menù delle sanzioni da combinare a Mosca e a Putin. Tuttavia noi abbiamo un certo imbarazzo nel gestire questa situazione con delicatezza, perché non siamo sostenibili dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, nonostante il fatto sia stato implementato con il piano ultimo distrattivo che è stato predisposto agli inizi di febbraio l'aumento della produzione interna di gas, ma questo ci basterebbe per un periodo, ma non per il lungo periodo. Ecco perché anche sul fronte diciamo europeo nei confronti di Mosca c'è una certa simmetria e un diverso peso dei diversi soggetti, e noi siamo tra i paesi da questo punto di vista più vulnerabili. Certo, infatti guarda, ti stavo proprio chiedendo in modo anche abbastanza tranchant se questa è proprio una sconfitta per l'Italia. Perché dico sconfitta? Perché chiaramente a livello strutturale noi avremmo già dovuto farci trovare pronti a una situazione del genere con maggiore indipendenza, no? È quello che dicevi tu, invece noi siamo più vulnerabili perché dipendiamo dalla produzione di petrolio e di gas, quindi non siamo in grado di autosostenerci fondamentalmente. Ed è vero che adesso si sta ragionando su aumentare la produzione interna, però come dici tu, intanto potrebbe bastare solo per un certo periodo, ma poi sicuramente questo non porterebbe effetti positivi immediati, invece c'è bisogno ora, no? di interventi che possano calmierare la situazione. Sei d'accordo? Purtroppo noi paghiamo scelte non di adesso, ma scelte fatte diversi anni fa. Basta ricordare
tutte le lunghe polemiche che sono state fatte sul TAP, quindi diciamo sul gasdotto che approda nel sud Italia, nella costa pugliese, tutte le difficoltà, con anche un ripensamento di esponenti politici che fino a qualche tempo fa si opponevano in maniera decisa, invece guardavo oggi alcune interviste sui quotidiani, hanno cambiato idea da questo punto di vista, anche perché le situazioni cambiano, i tempi cambiano ed effettivamente quello della sostenibilità del proprio autoapprovvigionamento energetico è diventato un tema cruciale proprio in questi ultimi mesi. Tuttavia è innegabile che se non si è messo mano a questa situazione, ancora prima, cioè anche partisse il grande piano per la transizione voluto dall'Unione Europea alcuni anni fa, evidentemente ci troviamo in una situazione di difficoltà. Difficoltà per un paese anche manifatturiero e trasformativo come il nostro, che ha una grande sete e fame di energia in diverse filiere, quindi si contano una dopo l'altra le filiere, da quella della carta, ma gli stessi alberghi e ristoranti lo sappiamo, ma filiere produttive che sono energivore, intense, che in questo momento non riescono a sostenere dal lato dei costi la possibilità di garantire una produzione. E questo, come si diceva all'inizio della trasmissione, per ribadire quanto sia tutto collegato, rischia ovviamente di non solo limitare la crescita di quest'anno che è vista ancora intorno al 4%, che l'Europa vede ancora intorno al 4%, ma che probabilmente subirà un impatto più pesante se la crisi con Mosca perdurasse, se questa situazione relativa alle materie prime energetiche ci consolidasse ancora per parecchi mesi. Ok, guarda, poi stanno arrivando ovviamente tante note da parte anche di associazioni di consumatori che effettivamente stanno lanciando l'allarme, questa dimostrazione del fatto di quanto il problema sia diventato pesante. Confcommercio dice l'inflazione non si risolverà a breve questo problema, stiamo sfiorando il 5% e le famiglie e le imprese sono obbligate a confrontarsi con questo. Sì, perché poi certo famiglie, tutti noi, ma le imprese, questo si riversa direttamente anche sulla gestione del lavoro, sul mondo del lavoro, quindi anche sui dati che poi si traducono in perdita di posti di lavoro, perché purtroppo non è che possiamo nasconderci dietro a un'evidenza di questo tipo, e per questo la crescita ha un grosso punto interrogativo. Dice anche Confcommercio, lo sto leggendo proprio in presa diretta, è uscita poco fa la nota, sebbene l'inflazione a fondo permanga su livelli gestibili per ora, la crescita dei prezzi al consumo deprime il potere d'acquisto, è quello che dicevamo poco fa, della ricchezza detenuta in forma liquida, riducendo la crescita dei consumi e indebolendo la dinamica del PIL per l'anno in corso, quindi questo va a incidere anche sul prodotto interno lordo, è chiaro, non è che i dati macro sono, diciamo, uno staccato dall'altro, no? È tutto assolutamente conseguenziale. In questo contesto, quindi, adesso la Banca Centrale Europea dovrà rivedere un po' la sua posizione che ha mantenuto fino a questo momento, cioè controllo dell'inflazione, chiaramente, Christine Lagarde l'ha sempre detto, ma non agendo ancora fondamentalmente. Ecco, secondo te dovrà rivedere questa posizione? Stando all'ultimo appuntamento, all'ultimo board esecutivo della BCE, lo ricordiamo, insomma, Lagarde aveva confermato l'indicazione di considerare comunque questa una fiammata transitoria dell'inflazione legata soprattutto all'elemento della materia prima energetica, in particolare del gas, e quindi di poter contare diversamente dalla Federal Reserve su una azione più prudente sulla leva dei tassi, quindi quasi escludendo la possibilità di agire adesso. Ora anche la BCE si trova però con questa nuova variabile geopolitica tra le mani, che nel corso del board precedente non era ancora sul tavolo effettivamente, quindi l'escalation della situazione in Ucraina, per cui è possibile che alla luce di queste nuove tensioni che si riverbereranno effettivamente sul mercato delle materie prime energetiche ci sia una revisione di quanto detto. Poi volevo aggiungere ancora una cosa, se mi permetti, anche diciamo per commentare le notazioni che ti arrivavano, le indicazioni anche da parte dei consumatori, che è tutto vero, noi siamo anche poi soliti effettivamente chiedere che arrivi dall'alto, no? L'indicazione, la possibilità di calmierare i prezzi, come giusto che sia. Dall'altro lato bisogna anche ricordare che di quel 4-8% di inflazione, abbiamo detto, il 94,6% è dato dalla componente regolamentata dei beni energetici, quindi non dal mercato libero, perché chi avesse acquistato sul mercato libero, avesse fatto un contratto sul libero mercato, l'energia, sia un privato sia un'impresa,
due anni fa, un anno e mezzo fa, pagherebbe oggi i prezzi che non sono aumentati del 96%, ma sono aumentati di un tasso molto più fisiologico. Quindi diciamo è anche un invito ai nostri concittadini, a noi consumatori, alle volte a pensare anche che possiamo agire con delle piccole scelte di fronte a questi grandi scenari che ci permettano quantomeno di avere qualche piccolo risparmio nei momenti in cui la situazione si fa più complicata. Un discorso complesso che si porterebbe dietro, diciamo, tutta la necessità di una maggiore informazione, una maggior trasparenza, però alle volte dovremmo anche cercare noi stessi di trovare le possibilità che pur ci sono e pur esistono per avere qualche piccolo risparmio. No, no, certo, d'accordissimo, questo è un ragionamento assolutamente doveroso. Peraltro, a proposito della ripresa del paese, della crescita, un'altra notizia che hai sentito nel nostro TG Flash riguarda, e visto che ne parleremo successivamente nella diretta di oggi pomeriggio, riguarda il PNRR, quindi il piano, che adesso deve, insomma, bisogna anche un po' andare velocemente perché bisogna rispettare, no, delle tempistiche che l'Europa ci dà, perché i soldi arrivano da lì, certo una parte dovremmo anche restituirli, ma insomma, però arrivano dall'Europa. Draghi dice, a proposito della riforma della giustizia, serve proprio per la ripresa del paese. In realtà sono tante le riforme anche importanti, impegnative che l'Italia deve a cui l'Italia deve far fronte. Però la domanda è: siamo in un momento in cui l'economia, insomma, è un po' precaria, le famiglie si stanno facendo sentire, famiglie e imprese ovviamente, quando parlo di famiglie parlo di tutti chiaramente, nel senso ampio del termine, in cui stanno facendo sentire, non ci sono certezze per il futuro, appunto siamo ben lontani forse dalle cifre che abbiamo sentito dire rispetto alla crescita, al PIL eccetera eccetera, l'abbiamo visto poco fa, insomma. Sembrerebbe il momento meno adatto per affrontare capitoli come la riforma della giustizia, ma perché? Perché ci sono delle priorità veramente importanti. Ecco, come secondo te, Marco, potremmo uscire da questo impasse? Perché credo che di questo si tratti in qualche modo. A guardare gli ultimi segnali, diciamo, in Parlamento sulla tenuta della maggioranza che sorregge il governo Draghi, non c'è da stare molto sereni da questo punto di vista, nel senso che il voto sul Green Pass di ieri, ma il voto sul tetto del contante che ha spaccato nuovamente la maggioranza qualche giorno fa, sono piccoli segnali di una situazione anche in questo caso di tensione, e verrebbe quasi da pensare di tentativo implicito o esplicito di logoramento della leadership di Draghi da parte di alcune forze politiche, che poi possono alternarsi tra l'altro in questa funzione di logoramento, però sicuramente non rivelano una compattezza. Io temo che per esempio quando si tratterà di votare riforme molto più importanti, senza citare quella della giustizia, del fisco, ma semplicemente quella della competitività, che è un'altra delle riforme che sono utilissime al nostro paese, che sono agganciate alla possibilità di usufruire delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, temo che se non ci sarà la compattezza sufficiente, noi rischiamo effettivamente di perdere alcuni obiettivi. E qui si gioca tutta la partita di quest'anno, no? Tra quanto i partiti posticiperanno la tentazione molto forte di anticipare la campagna elettorale in vista del voto del prossimo anno, e quindi quanto sorreggeranno la maggioranza che in questo momento, dopo la prova del Quirinale, è riuscita a resistere, quanto invece tenderanno ad assecondare un po' la ricerca del consenso legittimo per i partiti, ma che in una situazione come questa, in cui dobbiamo ricevere appunto 50 miliardi da parte dell'Europa in cambio delle riforme che dobbiamo fare per noi stessi, poi peraltro, in una situazione geopolitica così complessa, non è una situazione da questo punto di vista che mi lascia molto tranquillo. Ok, no, infatti diciamo che forse anche la mia domanda ti ha condotto un po' a questa considerazione, o meglio, forse siamo consapevoli tutti di quello che sta succedendo, e quindi di conseguenza rimane molta perplessità. Allora Marco Girardo, grazie mille per essere stato con noi, ci sentiamo presto, naturalmente ti seguiamo, immagino che tu, insomma, su Avvenire in questo momento stia dando priorità a tutti questi temi, giusto? Ci siamo dimenticati qualcosa che tu stai affrontando? Guarda, sono esattamente gli stessi temi, quindi diciamo lavoriamo in tante. Va bene, allora ti seguiamo anche naturalmente su Avvenire, poi ti seguiremo presto anche sulle fonti TV, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio, buon proseguimento. Grazie.